E signore, buonasera, eccoci qua a Google News e dal Production Isole Sparse, Renato De Paoli che vi parla. Allora, cominciamo anche questa sera a raccontare i titoli principali della prima pagina. Allora, Wind, accordo per fusione, Weather Wimpel.com. Allora, 33 minuti fa da Milano Finanza. Welter Investment, società del magnate egiziano Naguib Sawiris, che controlla anche Wind, e la russa Wimpel.com hanno raggiunto oggi un accordo per la fusione, da cui nascerà la quinta società telefonica al mondo. Questa è una notizia importante assai, che cambierà usi, costumi, contratti di tanta gente, specie. E anche in Italia la concorrente Telecom dovrà fare i conti con sto colosso che rinvanti. Ma per saperne più bisogna andare su Wind. Winkeplot diventa il quinto operatore mondiale per i clienti, liberonews.it. Oppure che anche la Repubblica, che titola Wind diventa russa, nasce il quinto colosso della TLC. Dopo che articoli di ANSA, Rai News, Reuters, Corriere della Sera, e ne 93 notizie. Nubifragi mette in ginocchio la Liguria. Sviluppo, Berlusconi lascia l'interim, Romani ministro dopo 4 mesi, credo che sia. Matteo Tonelli Romani, stavolta è vero, Silvio ha nominato il nuovo ministro dello sviluppo. Si chiama Romani. Magari prima Romano, adesso Romani, ma insomma speriamo che non sia dell'altra pasta. Olanda ha processo il leader dell'estrema destra per l'incitamento all'odio ad Amsterdam, lo dice la Reuters 5 ore fa. A proposito, ricordiamo che oggi è il 4 ottobre 2010 e lunedì. Politico olandese anti-islamico Geert Wilders, che ha assunto il ruolo chiave della formazione del nuovo governo, è comparso oggi in tribunale con l'accusa di incitamento all'odio contro i musulmani. Allora, poi che altri articoli. Da Pace Reporter, il leader xenofobo verrà giudicato per incitamento all'odio razziale. Oppure che liberonews.it, che dice Olanda, Wilders chiede revoca del giudice, processo sospeso. E poi altri titoli e altre notizie. Bosnia, ne parla ieri, questa elezioni, il futuro dei musulmani moderati, nuovi spiragli di dialogo, Euronews un'ora fa. L'esito delle elezioni alla presidenza, tripartita in Bosnia-Erzegovina, conferma a sorpresa tra i musulmani la vittoria della linea moderata di Bakir Izetbegovic. I serbi hanno invece ridato fiducia alle posizioni elite. Lasciamo l'approfondimento. Bosnia 10%, voti serbi non validi. Preoccupata l'OCSE, l'ASCA e stampa lo dicono. Le elezioni confermano due membri della presidenza tripartita. Cambiamo argomento. I talebani bruciano 15 camion NATO pieni di carburante. Il Sole 24 ore, 4 ore fa, Nuova Delhi, la
Trafontè, la complessa macchina logistica che rifornisce il contingente NATO in Afghanistan, ha subito un nuovo duro colpo. Nelle ultime ore, quando 15 autocisterne cariche di carburante sono state date alle fiamme non lontane dalla capitale, che ormai conosciamo a memoria, tristemente nota, Kabul. Vediamo come titola la Reuters Italia: attacchi Pakistan, capo NATO si scusa, i talebani ci vendicheremo. La NATO al Pakistan, lasciate passare i convogli, liberonews.it. Qui sembra un coinvolgimento del Pakistan da questi titoli. Bisognerà approfondire. Ma passiamo all'economia con Marcegaglia, non è tavolo politico ma impegno comune. Quello che prende via oggi, ma un impegno comune per la crescita, dice. E il leader della Confindustria, Emma Marcegaglia, a disegnare così a quanto si apprende i contorni del confronto. Patto sociale al via, ansa.it. Patto sociale comincia incontro imprese e sindacati. Passiamo ad un'altra notizia. Banca Italia, amministrazione straordinaria per la cassa di Rimini. Cosa è successo a Rimini alla cassa? Ce lo dice ansa. Il ministro dell'economia, su proposta di Banca Italia, ha disposto lo scioglimento degli organi di funzioni di amministrazione e controllo di Carim, la cassa di risparmio di Rimini. Vabbè. Oh, vediamo un po' di spettacoli. Bisio, nessun accordo con Bossi. Non so che accordo avesse. Allora, così Bisio, l'ha detto all'ANSA, lo dice l'ANSA.it un'ora fa, che il successo di Benvenuti al Sud, la commedia di Luca Miniero, in cui è protagonista Alessandro Siani. Vediamo gli altri titoli se sono illuminanti. Il Salvagente, Benvenuti al Sud, la pecora nera, i nuovi film al cinema. E ancora facciamo fatica a capire di cosa si parla. Cinema, Benvenuti al Sud, parte con incassi record. Ecco, abbiamo capito che c'è un film di mezzo. Poi c'è Corriere della Sera, Pupi Avati, la sua città dei sogni. Il regista bolognese, non posso fare a meno di girare sotto le due torri, ma non tornerò a vivere qui, dice. Passiamo alla salute, che c'è un tema che sembra molto delicato e molto scottante. Il Nobel al papà dei bimbi in provetta, ovviamente il Vaticano replica e dice non è etico. Liberonews.it 50 minuti fa, Robert Edwards premiato per la sua ricerca sulla fertilità per la Chiesa è una scelta fuori luogo. Nobel per la medicina al fisiologo britannico dell'Università di Cambridge, Robert Edwards, 85 anni. L'annuncio è stato dato questa mattina. Passiamo a caccia di qualche altra notizia in giro, visto che quelle importanti le abbiamo date tutte. Se c'è qualche simpatica notizia la diamo volentieri. Cinema, il film su Facebook conquista l'America. ADN Cronos, 20 minuti fa, Roma, 4 ottobre, consenso unanime per The Social Network di David Fisher. Non solo il film sul fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha debuttato col primato al box office americano, ma sta incassando in 3 giorni, ha incassato in 3 giorni 233 milioni di dollari. Questa è un'altra bella novità per Facebook e il suo fondatore. Dopo
Barcone con 150 immigrati a Latina. La prima volta che sentiamo nominare Latina negli sbarchi, vediamo se si tratta di quello. La Repubblica un'ora fa, una trentina di persone identificate, gli altri si sono dati alla fuga, sono arrivate su un barcone di 15 metri arenatosi sulla spiaggia. 9 adulti e 2 bambini, tutti egiziani e palestinesi, sono stati fermati ad Anzio. La famosa spiaggia, me la ricordate la canzone? Sbarcammo ad Anzio. Oh, erano i Los Marcellos Ferriani. Oh, ti saresti chiamata Angelita, Angelita. Ricordava il famoso fallito sbarco di Anzio nel 1943, prima del 25 luglio, che poi sbarcarono gli alleati americani e inglesi in Sicilia. Tentarono uno sbarco qui in alta, in centro Italia, appunto attorno ad Anzio. Ciarrapico si scusa, non volevo offendere gli ebrei. Anche questa era una notizia che era montata un po' su qualche giorno fa, le polemiche per il suo intervento in aula al Senato. Giuseppe Ciarrapico ha scritto una lettera di scuse a Renzo Gattegna, presidente dell'Unione della Comunità Ebraica Italiana, o delle comunità ebraiche italiane. Aveva dato un epiteto a Fini e aveva sbagliato un po' a indirizzarlo perché aveva preso dentro gli ebrei che non c'entravano niente. Vediamo. Pricbie va a messa dal dottor e fa la spesa. Pricbie, ex ufficiale delle SS, Harry Pricbie va a messa, fa fare la spesa e a messa dal medico e dal medico. Da oltre un anno può lasciare gli arresti domiciliari per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, come spiega il suo avvocato Paolo Giacchini, citando l'articolo. Era stato tirato in ballo nelle cronache anni fa, scusate, adesso non sappiamo dove si trova, ma mandiamo a liberonews.it e anche poi ci sono 55 articoli su questo tema. Per concludere, Paolo Romani, ministro dello sviluppo, adesso sappiamo che è il nome, e poi altri. Tre notizie le abbiamo dette quasi tutte. Quindi vi diamo la buona sera per le notizie in generale e vi auguriamo una felice serata.